fare il bidone per il ciclone separatore, andrò a utilizzare questo. Questo è un piccolo gadgettino, o meglio, lo trovi su Amazon, è una valvola che mi permetterà di proteggere da un eventuale risucchio il mio bidone. Come sanno chi ha avuto esperienze con i cicloni separatori, se dovessi andare a mettere per esempio una mano nel tubo di aspirazione, perciò interrompi l'afflusso di aria, il tuo bidone, qualsiasi sia la grandezza, anche se è rigido, e fa un risucchio interno, cioè si piega completamente per dentro. Ragazzi, ho appena ricevuto il mio pacco da Amazon, andiamolo ad aprire il mio ciclone separatore. Era uno dei kit più completi su Amazon, ti lascio sotto in descrizione il link. Ok, e allora questo invece è il mio bidone, dove lo andrò a installare. Eccolo qui. Allora, ora per andare a installarlo in dotazione ti faccio vedere quanti accessori. Era uno dei più completi come accessori. Allora, adattatore 1, curva, adattatore 2, adattatore 3, adattatore, ancora e ancora e ancora. Più, ragazzotti, abbiamo anche queste, le mie bellissime fascette metalliche per poter andare a stringere il tubo. Più abbiamo bulloni, rondelle e dadi. Più c'è anche il manuale di istruzioni, che qui ti va a specificare. Puoi montare per esempio dei 57 mm, 50-57, 40-47, 32-37 e poi 50-50, alla fine sono quelli là, e 50-55. In base al tubo che hai tu disponibile. Ora io non ricordo quant'è quello che ho, ma se non sbaglio sarà un 40, perciò un 40 questo lo devo andare a mettere con questo, sì, con questo, prima questo e poi questo qui. Ok, ci siamo, passiamo ragazzi alla costruzione. Prossimo step, dopo aver montato la valvola, vado a fare il foro centrale. Per fare il foro centrale utilizziamo la bellissima cassetta. Ah! Cassetta foro più grande che io riesco a fare con questa è da 54 mm. Vado a montarlo, la mia bella tazza. Ragazzi, questo set mi piace. Ho già fatto dei fori con le punte del trapano, sia quelle gialle che punta da muro da 6. Ragazzi, funzionano. È inutile che io vi dica non funzionano, non vanno bene. Fino a oggi funzionano. Perché si è mosso uno scempio su Facebook da quando ho pubblicato questa cassetta. Tutti a dire è cinese, è scarsotta, durano poco. Ragazzi, quanto durano? Durano. Andiamo a fare il
anche queste tazze sono belle, sono molto bene limate e tagliano, che è una meraviglia. Ho anche utilizzato per fare un foro in una cassetta di quelle elettriche esterne, queste, ma forano che è una meraviglia. Perciò, almeno fino ad oggi, e non sono di parte, attenzione, non è un video sponsorizzato, non mi stanno pagando per fare il video per dirvi queste cose, perciò poco mi interessa. E andiamo ad allargare il foro e poi applichiamo questo con le viti in dotazione. Bene ragazzi, allora ora andiamo a provare se funziona il separatore. Come? Andiamo a prendere la mia polvere. E ok. Andiamo a fare l'allaccio del cavo. Ok. Perfetto. Diamo alimentazione e dovrebbe ora tirare aria da qui. Ragazzi, funziona alla perfezione. La valvola di protezione funziona anche. Quando io vado a chiudere il flusso d'aria, che cosa succede? La valvola, per proteggere l'integrità del contenitore, si abbassa, ok? E permette all'aria di entrare, ok? Perfetto. Ora c'è semplicemente da provare il tubo spiralato. Tubo spiralato che è da 40 mm, 40 mm che ve lo comunque farò vedere dopo. Inizierò a posizionarle entrambe dal momento in cui, ragazzi, ho sistemato, ho trovato la sistemazione giusta, andrò a fare tutto l'impianto di aspirazione vero e proprio. Appunto perché, ragazzi, perché devo cercare di massimizzare al massimo gli ingombri in giro per il garage, e devo anche fornirmi dei vari deviatori di aria di flusso, e non so se costruirmeli con la CNC o vediamo. C'è tanto da fare, ragazzi. Come funziona? L'aspirapolvere succhia l'aria. L'aria viene tirata da qui. Qui cosa succede? Qua va il tubo che tu andrai a utilizzare per tirare la polvere. La polvere che tu tirerai, i trucioli, la segatura che andrai a tirare, non arriveranno più dentro l'aspirapolvere, ma, ragazzi, andranno dentro il contenitore. Contenitore che, come abbiamo visto, è protetto dalla nostra valvolina di sfogo. E in passato, ragazzi, avevo un altro impianto ciclonico senza valvolina. Sapete cosa succede? Come vi ho fatto vedere prima, quando, ok, metti per esempio le mani davanti al foro di aspirazione o mentre tu vai a pulire, e qualcosa si blocca interrompendo il flusso di tiraggio, la valvola ti protegge e il contenitore non si risucchia, perché là dentro, ragazzi, si crea il vuoto. Creandosi il vuoto, le plastiche si risucchiano. Con questo si risolve.
Perciò se stai cercando anche tu questa valvola, ti metto sotto in descrizione il link. Se ti serve tutto il kit completo anche di ciclone separatore, sotto troverai il link. Abbiamo detto che la polvere entra da qui, cade per caduta, per peso specifico, perché ovviamente la polvere, i legni, la segatura sono molto più pesanti dell'aria. Perfetto. Per caduta, qua dentro c'è tutta una struttura disegnata appunto per aiutare la polvere a scendere, a cadere dentro il contenitore. L'aria invece arriverà nell'aspirapolvere. La tua aspirapolvere tirerà semplicemente aria pulita, non più polvere, terra, pietre, nulla di tutto questo. Molto molto utile e ragazzi indispensabile. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Grazie per la visione, un like, condividi il video, iscriviti al canale, mi raccomando, attiva la campanella. E niente, ciao ragazzi e al prossimo video.